8 marzo 1970. Il ciclo della grande Inter è finito, ma i suoi campioni di un tempo non hanno perso il vizio di lasciare chiari segni della propria classe. Come capita per l'inarrivabile Mario Corso. Marzo 70, quindi la grande Inter non c'è più, intesa come quella squadra che aveva dominato in Italia, in Europa e nel mondo, anche con le vittorie della Coppa Intercontinentale. È rimasto Mazzola, è rimasto Facchetti, è rimasto Mario Corso. Nel derby del 70 mi ricordo il gol di Corso, perché il giorno dopo sulla Gazzetta dello Sport venne fuori la sua foto col pallone in mano e sulla scritta del tabellone di San Siro c'era scritto Milan 0, Inter 1, rete di Corso. Questo non è un suo gol tipico, perché Corso viene ricordato più per grandissime punizioni, gol di classe, però c'è una componente di Corso in questo gol, una componente non secondaria, ed è il senso del gol e la furbizia. Qua c'è un regalo evidente della difesa del Milan, però Corso è lì anzitutto al punto giusto per approfittarne, e soprattutto sente l'odore del gol in quel momento, sente che l'avversario può sbagliare, c'è un errore evidente, ma lui è esattamente al punto giusto per approfittarne, per segnare un gol che poi vale la vittoria. Con astuzia riesce a fare questo gol. Lui è rimasto dentro l'area di rigore, quasi vicino all'area piccola. Aspetta un passaggio indietro di un giocatore del Milan e lui si inserisce e mette la palla dentro e porta in vantaggio l'Inter e gli dà la vittoria. Corso per me è stato un giocatore molto importante, un giocatore che era mancino puro, però con un piede solo faceva tutto quello che gli altri facevano con due piedi. Giocatore che mi ha fatto fare tantissimi gol, perché capiva il mio movimento e mi dava la palla sempre al momento giusto, al posto giusto. Io dovevo solo calciare e metterla dentro. Oltre a essere un genio, Mario Corso aveva anche quella spettacolarità di tirare le punizioni in un modo magistrale. Infatti Mario Corso è nata la punizione a foglia morta. A foglia morta è far passare la palla sopra la barriera e poi va a finire dentro la porta a scendere. La maggior parte dei gol che ho fatto è stato sul suo passaggio, perché se lui guardava a destra voleva dire che la palla te la metteva a sinistra, perché lui partiva col piede e con lo sguardo a destra, poi girava il piede e senza guardarti sapeva che tu eri a sinistra. E questo noi compagni lo sapevamo, io lo sapevo, ma gli avversari non lo sapevano. Quindi loro si spostavano e quindi l'attaccante aveva sempre quella frazione di secondo per poter anticipare l'avversario e poter andare in gol. Io credo che sia stato un genio del calcio.